bere, ubriacarsi, continuare a guidare, fregandosene delle nostre leggi, delle nostre regole. E poi una famiglia massacrata. Magena era la nostra amica, Letizia era in classe con i nostri figli. Abbiamo pianto un anno intero, ancora non abbiamo finito. A un anno e mezzo di distanza da quel tragico incidente in cui persero la vita la piccola Letizia di appena 10 anni, sua mamma Magena, ma soprattutto dopo la sentenza in appello che ha visto una riduzione di pena per Alex Danutti, il 50enne romeno che le travolse ed uccise, la comunità aretina torna a manifestare tutta la propria rabbia. In molti hanno preso parte al corteo che si è concluso nel luogo dell'incidente. È un grido silenzioso innanzitutto, per gridare contro questa ingiustizia della giustizia. Giustizia, ergastolo, altro che ridurre la pena, ergastolo. Niente, erano i miei vicini di casa, sono i miei vicini di casa. E mio nipote era in classe con la Letizia, quindi sono rumena anch'io. Se era in Romania non la passava liscia con 5 anni. Alex Danutti, il 31 gennaio 2016, alla guida della sua mini car truccata e con un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, sbandò e piombò addosso a mamma e figlia. Per quel duplice omicidio in primo grado venne condannato a 9 anni e 2 mesi. In appello la sentenza è stata riformata a 5 anni e 2 mesi. La giustizia abbia che riveda qualcosa. Perché qui non si può andare avanti in questo modo. Solo le motivazioni della sentenza faranno capire se questa motivazione, questa decisione del giudice è giusta, fino a che punto può essere giusta, può essere ricorribile in Cassazione. Ma adesso credo che per chi ha subito questo danno deve cercare solo di chiudere questa storia almeno male possibile.